Carissimi, un saluto da Ilario. Oggi affronteremo un argomento molto delicato. Parleremo di pedopornografia e lo faremo insieme a Don Fortunato Di Noto, fondatore dell'associazione Meter, che dal 1989 rappresenta un punto di riferimento in Italia per la tutela dei minori e nella lotta alla pedofilia e pedopornografia online. Allora, intanto ci dica perché si sente l'emergenza di dover parlare di questo fenomeno, di combattere la pedofilia. Beh, perché la pedofilia ormai, ma non soltanto oggi, è un fenomeno globale, un fenomeno che riguarda milioni e milioni di bambini nel mondo, su diversi aspetti, l'aspetto prettamente dell'abuso sui minori stessi da parte di soggetti che preferiscono bambini prepuberi, poi la produzione del materiale pedopornografico che è veramente massiccio e quasi incontrollabile, dato che il web favorisce la sua diffusione, e poi perché la pedofilia e quindi di conseguenza la pedopornografia, anche per lo Stato italiano e non solo per lo Stato italiano, sono queste nuove forme di schiavitù nei riguardi dei bambini. Allora è un impegno che deve vederci tutti ed è per questo che esiste Meter. Può descriverci la figura un po' del pedofilo, se ha per caso degli atteggiamenti tipici, delle ricorrenze, ecco, se vogliamo definirle in questa maniera? Ma il pedofilo innanzitutto è un uomo o una donna, ecco, che ha delle perversioni sessuali, delle devianze lucide e quindi di conseguenza non possiamo configurarli solo come aspetti di una malattia mentale, ma proprio c'è una determinazione e una volontà di vivere delle relazioni con i bambini, sia dal punto di vista affettivo che sessuale, ma dimenticando che forse questi sono bambini. I bambini non hanno un'autodeterminazione o una consapevolezza nel vivere in maniera matura una relazione con un adulto o con persone più adulte del bambino stesso, e quindi di conseguenza il pedofilo è innanzitutto una persona estremamente lucida, una persona comune, non c'è niente di anomalo nella sua vita anche personale, sociale, familiare, relazionale, anche nel campo, perché no, della fede, che non è soltanto quella cattolica, ma in qualunque confessione religiosa, e quindi di conseguenza è un personaggio che ha però una perversione molto acuta, quindi comune, di un livello culturale abbastanza sufficientemente elevato, è capace di relazione e di relazionarsi con i bambini che sono l'oggetto della sua soddisfacimento e godimento nella sua elaborata perversione, e quindi di conseguenza anche capace di poter produrre una specie di sottostrato culturale, cioè dove far passare l'idea che in fondo i bambini possono esprimere un consenso nei riguardi di colui che li vuole amare, li ama. Adesso la parola pedofilia vuol significare proprio amante dei bambini, amante dei Una ragazzi, forma di amore un po' speciale, una forma di amore quello speciale, di previsto. riempimento, di un vuoto d'amore che hanno i bambini, e tutto si inizia spesso per gioco, che poi si tramuta in ricatto, si tramuta in manipolazione mentale, si tramuta in soggezione e quindi di conseguenza in sfruttamento vero e proprio. Per caso il pedofilo tende a essere una persona molto vicina al bambino, ad esempio un familiare, un amico di famiglia? Ma i pedofili vogliono stare con i bambini, cercano i bambini, vanno dove sono i bambini e quindi anche poi nel mondo di internet frequentano i luoghi dove i bambini usufruiscono di questi servizi web per l'adescamento, per il grooming, per prendersene cura di questi bambini naufraghi in questo mondo virtuale. E quindi di conseguenza è ovvio che le figure predominanti sono quelli che vogliono bambini, cercano bambini, stanno con bambini in luoghi dove sono i bambini, e quindi di conseguenza, partendo dalla famiglia, o almeno di quella che, tra virgolette, pur essendo in crisi, gli ambiti familiari, e finendo dalle scuole, finendo nelle aule catechistiche delle parrocchie, finendo nei luoghi degli ospedali, nei luoghi pediatrici, nei luoghi dove i bambini sono presenti. Certamente questo deve portare ad una capacità di vigilanza e di cura per avere luoghi sicuri dove i bambini possono vivere certamente tutelati, in sicurezza e liberi. Ed è possibile rintracciare diverse tipologie del pedofilo?
modi di comportarsi che permettono di classificare in diverse categorie? Beh, ormai i profili che si sono venuti a creare con l'individuazione di soggetti pedofili ci hanno un po' garantito alcune mappe di lettura del soggetto pedofilo. Beh, innanzitutto possiamo avere il cosiddetto pedofilo sadico, che è il più pericoloso, il più aggressivo, quindi va veramente alla ricerca dei bambini e quasi gode del veder soffrire i bambini durante anche un atto sessuale, anzi vuole che il bambino soffra perché è un oggetto di soddisfacimento personale. C'è il bambino, c'è il pedofilo che è molto curato e quindi di conseguenza è molto affettuoso, che fa regali al bambino, che cerca di creare una relazione, che ha studiato la vita familiare e quindi si innesta nel riempimento del vuoto affettivo familiare affinché lui possa diventare il punto di riferimento del bambino. Ci sono soggetti pedofili che hanno una compulsione eccessiva per quanto riguarda la ricerca di oggetti di bambini. Ci sono stati casi dove sono stati individuati e arrestati che questi soggetti avevano le proprie stanze con tutti gli oggetti che utilizzano i bambini, dalle scarpette alle bambole, dalle bambole alle lettere. Ecco, proprio un vero e proprio cinismo, ma soprattutto una vera e propria soddisfazione di ciò che risulta legato al bambino. Certo, fare un profilo esatto ci diventa difficile perché l'elaborazione mentale e l'elaborazione psicologica di questi soggetti è veramente a volte a livello raffinata. Prima parlavamo della diffusione di questa pedopornografia attraverso internet. In questo mondo che livelli ha raggiunto questo fenomeno? Beh, innanzitutto dobbiamo tener conto che internet non è da demonizzare, è un importante strumento di comunicazione di cui noi non possiamo più farne a meno, anzi dobbiamo sempre più educare dai bambini agli adulti l'utilizzo consapevole e responsabile di questo strumento comunicativo, e non soltanto comunicativo, è diventato anche lavorativo, e quindi che garantisce la democrazia nei paesi, è uno strumento di libertà. Quindi guai a demonizzarlo, però è anche vero che questo strumento, che ha diversi livelli, noi conosciamo soltanto uno o due livelli, ha diversi livelli, che è molto complesso e molto complicato di quanto possa sembrare, ecco, viene utilizzato anche dai soggetti che vogliono fare del male. In questo mondo di soggetti malevolmente predisposti a fare del male, ecco, ci sono i soggetti che vogliono adescare i bambini, vogliono sfruttare i bambini, o meglio, abusare dei bambini nella vita reale, produrre il materiale pedopornografico e immetterlo per i canali dove i pedofili, ecco, vivono, sguazzano e cercano anche a pagamento questo tipo di materiale. I pedopornografi sono molto pericolosi perché c'è anche una struttura criminale dietro di loro, e quindi di conseguenza internet ha favorito, con l'illusione dell'anonimato, ecco, la possibilità di poter creare delle community, di aggregarsi e quindi diventare un corpo dove far passare tutte le devianze possibili e immaginabili a danno dei bambini, in questo caso dato che parliamo di bambini. C'è qualcosa che noi possiamo fare per combattere questo fenomeno? Certo, già il fatto stesso che mi state intervistando e state facendo passare dei messaggi è già una cosa importante. L'informazione aiuta tantissimo perché ci permette almeno di fermarci un po', di riflettere e di domandarci. Poi certo c'è l'aspetto preventivo, l'aspetto in cui attraverso anche un incontro in università, nel dipartimento dove, ecco, dei psicologi, dei studenti studiano, ecco, affinché possano diventare un punto di riferimento di aiuto per chi vive derive esistenziali e non soltanto esistenziali, ecco, è una cosa utile. Avere anche l'idea che il mondo culturale possa dare un contributo serio e sostenuto a questa lotta contro la pedofilia, la pedopornografia, lo sfruttamento sessuale, la nuova schiavitù sessuale sui bambini, ecco, ci porta a dire e a mettere al centro anche la vita dei bambini. E poi l'informazione, e poi anche la possibilità di creare
creare punti di riferimento nei territori dove persone competenti e professioniste possono dare delle particolari risposte. Le famiglie, coinvolgere le famiglie, coinvolgere, perché no, dato che io sono anche un sacerdote, la comunità ecclesiale. In questo caso non possiamo non dire che la Chiesa, anche siciliana, si è posta in essere come un servizio tutela minori importante, di cui io sono il responsabile regionale per lo sportello tutela minori della Conferenza Episcopale Siciliana. Questo significa che tutte le componenti, anche di altre religioni, potrebbero fare la differenza, perché il bambino è sempre bambino e non dimentichiamolo che rimane bambino e lo dobbiamo aiutare a diventare adulto. Per concludere, vuole aggiungere due parole, lasciare un messaggio? Ma il messaggio più grande è dirvi grazie per questa opportunità che mi avete offerto e soprattutto di continuare in questo impegno affinché nessun bambino possa cadere questi atroci violenze che portano veramente ad una vita ferita, spesso una ferita permanente. La fortuna è che è possibile avere luoghi di cura, luoghi di accompagnamento, luoghi di sostegno. La ringrazio moltissimo da parte di Psicologia Academy per questa opportunità, ringrazio anche da parte nostra per... Grazie a voi e buon lavoro. Un saluto a tutti da Ilario.